Ciao a tutti, sono il presidente del Fermo LUF, associazione culturale senza scopo di lucro, io non si usa sul gruppo Fermo. Innanzitutto voglio ringraziare Tuccio Zola e tutto il gruppo Sbilanciamoci, nonché tutti quelli che hanno partecipato alla presentazione di questa bella manifestazione qui alla comunità di Capodanno, per averci dato questo spazio e la possibilità di poter parlare dell'open source. È molto importante, secondo noi, poter diffondere la conoscenza del software libero, soprattutto in questo periodo di crisi. Per questo la nostra proposta consiste in tre interventi con i seguenti relatori: Andrea Colangelo per l'introduzione al software libero open source, Cristian Minucci per il software libero della scuola e Massimo Cipolla per il software libero della pubblica amministrazione. Gruppo Linux di Fermo conta circa 300 iscritti, si occupa della diffusione della conoscenza del software libero e della condivisione del sapere con una particolare attenzione alla pubblica amministrazione e alla scuola. Nel corso dei nostri 10 anni di attività abbiamo organizzato numerose manifestazioni di carattere culturale in ambito informatico, come recenti convegni di prospettive libere venuti a Fermo, alle quali hanno partecipato anche industriali ed esponenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre siamo anche stati invitati a presentare il progetto di realizzazione dell'aula informatica presso la scuola media statale Pettifra Caschetti di Fermo alla 6ª conferenza nazionale del software libero, tenutasi presso la facoltà di ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche in Ancona. Invito tutti a visitare il nostro sito web www.linuxfm.org, in cui troverete tutte le informazioni sulle nostre attività, oltre che potervi iscrivere gratuitamente alla nostra mailing list per proporci idee o anche chiedere assistenza tecnica volontaria ai partecipanti della lista di discussione. E chiunque voglia diventare socio, aiutarci anche finanziariamente, può farlo oggi stesso al nostro banchetto, iscriversi anche dal sito web www.linuxfm.org. Non mi resta che lasciare la parola al primo relatore, che è Marco Angelo, e ci introdurrà l'argomento del software libero. Grazie. Dicevo, sono Andrea Colangelo, sono sviluppatore di Ubuntu, sono un programmatore, un attivista del software libero e oggi proprio di software libero parleremo, come potete facilmente immaginare. Parleremo di un'introduzione al software libero, perché il software libero è un fenomeno che, seppure sta diventando sempre più famoso, più conosciuto, più utilizzato, è un ambito nel quale comunque rimangono molte ambiguità, molta confusione, molti dubbi, quindi cerchiamo di chiarircelo un pochettino per bene insieme. E siccome vogliamo fare le cose fatte per bene, la prima domanda che ci poniamo è proprio cosa è il software? Che non è una domanda banale, non è una domanda scontata. Quando si va nei corsi di computer, quelli elementari, la primissima lezione, diciamo, c'è una battuta ricorrente che spesso viene citata per parlare della differenza tra hardware e software. Una battuta che dice che l'hardware è tutto quello che puoi prendere a calcio, il software è quello che puoi solo maledire. È una battuta scherzosa e divertente, dà conto anche di un rapporto difficile che abbiamo noi con il computer, con gli informatici. Ma in realtà dietro quella frase si nasconde un problema molto più importante, molto più grave, quello di una differenza sostanziale che c'è tra l'hardware e il software. L'hardware è ferraglia, è materia, è atomi, è silicio, plastica. Il software no. L'hardware può essere misurato, pesato, questo computer ha delle dimensioni, un po' volume, pesa una certa massa, occupa un certo spazio. Il software quanto pesa, il software quanto è lungo, quanto occupa, non sono grandezze con le quali il software può essere misurato. Ci ritorneremo su questo aspetto perché è importante. Quello che in ogni caso interessa a noi è senz'altro il software. Delle due parti di cui è composto un computer, la parte che ci interessa è il software. L'hardware è ferraglia, tecnologicamente avanzatissima. Realizzare l'hardware moderno è qualcosa di estremamente avvincente ed estremamente interessante, ma l'hardware di per sé è soltanto una serie di componenti elettronici messi in un giusto ordine, che se non fanno nulla. Quello che fa la differenza è appunto il software. E siccome mi piace andare a vedere le cose concretamente, un software ve lo faccio vedere. Questo qui è un programma funzionante. È un programma scritto da me in pochi minuti, vedete, roba di 30 righe, che fa stupidaggini, quello apre soltanto una finestrella nella quale c'è scritta la data, l'ora, un saluto e sbilanciamoci, niente di più.
quando un programmatore si trova davanti al suo computer per scrivere un programma, vede una roba del genere, delle scrittine incomprensibili, colorate in maniera varia. Incomprensibili non lo sono, sicuramente non lo sono per il computer che esegue e garantisce quel codice, sì. Non sono incomprensibili, si spera, neanche per il programmatore. È ovvio che uno di primo impatto non riesca a capirci un trucco, però anche se tu mi date un viaggio di Italia di piedi in tedesco, non ci capisco un trucco. Basta, prendo un libro di programmazione, in questo caso un libro che spiega il Python, in un paio di orecchie si scrive questo e non tutto. Ma quello che mi interessa, visto che questo non è un corso di programmazione, anche se sarebbe bello imparato, sono quelle due righe lì sopra, che non si leggono molto bene, però non è importante, lo dico io quello che ci sta. Quelle due righe sono dei commenti. I programmatori mettono nel loro codice dei commenti perché a volte è utile scrivere delle robe in un linguaggio naturale, un linguaggio che può essere compreso dalle persone. Quelle sono scritte in inglese. Quelle due righe sono le due righe più importanti di tutto il programma, non fanno nulla. Quando il computer legge quelle due righe, le riconosce come un commento all'esatto. E però sono le due righe più importanti, perché quelle due righe contengono il nome dell'autore, l'email dell'autore e la licenza sotto la quale quel programma è stato rilasciato. Licenza. La licenza è una cosa importante nell'ambito del software libero. Questa cosa che vedete sullo schermo, questo software, va considerato come un oggetto come il computer, che può essere venduto, che può essere rubato, che può essere sottratto, o va considerato in un modo diverso? Per usare una frase di George Bernard Shaw, questa è una mela o un'idea? C'è una frase appunto di Shaw, un aforisma che lui ha scritto in termini non sospetti all'inizio del Novecento, che è molto bella. Lui l'ha scritta quando di software libero non se ne parlava, non si parlava neanche di software, non si parlava neanche di computer. Questa frase dice: se io ho una mela e lui che mi fila una mela e ce le scambiamo, alla fine io e lui avremo una mela a testa. Ma se io ho un'idea e lui ha un'idea, ce le scambiamo, alla fine avremo due idee a testa. Qual è la differenza tra l'hardware e il software? L'hardware non è moltiplicabile all'infinito. Questo computer che io ho comprato, io posso regalarlo nel possesso. Se lo regalo al presidente del LUG, io ne perdo la proprietà, oppure qualcuno potrebbe rubarlo. Questo computer viene sottratto da me e viene dato a qualcun altro. Ma se io vi do una copia di quel programma, una copia di quelle slide, io non perdo la proprietà. Così come se io vi racconto una barzelletta o vi racconto la ricetta dei vinci grassi, visto che siamo alle mani, non è che a quel punto io dimentico la barzelletta. La barzelletta, la ricetta, il programma, le slide, sono dei software, sono materia, sono qualcosa che sono spirito, scusate, sono qualcosa che può essere diffusa all'infinito, che può essere duplicata all'infinito senza che l'autore originale abbia aperta la proprietà. È un tema delicato, è un tema molto delicato. Questo del software. Il software deve essere venduto, deve essere regalato, deve essere condiviso, va venduto come una mela o va distribuito come un'idea. Su questi temi ha riflettuto un tale di nome Richard Stallman, che qui vedete in una delle poche foto presentabili, Ciferino. Richard Stallman nel 1983 lavorava all'MIT di Boston. Era un programmatore. Al giorno d'oggi viene considerato uno dei 10 programmatori più bravi, più importanti della storia. È una mente raffinata, nonostante l'aspetto. Mentre stava all'MIT gli succede una cosa che gli dà un po' fastidio. Succede che nel laboratorio presso cui lavorava viene sostituita la stampante. La nuova stampante ha dei difetti, insomma lui voleva modificare un pochino il software della stampante perché voleva farci dei miglioramenti. Chiama la Xerox, che è la casa produttrice della stampante, e gli chiede di avere accesso al codice per poterlo modificare. E la Xerox gli dice: no, tu sei pazzo, quello che ti ho venduto io non è un'idea, è una mela. Io ti ho venduto un insieme di hardware e software, il software è mio, te l'ho venduto come una mela, se lo vuoi usare lo usi, altrimenti non lo usi, fine. E un'altra persona si sarebbe lamentata un po' con la moglie, con i figli, con i colleghi, avrebbe andato su Facebook, si sarebbe incavolato, fin da lì. Dice insomma, no, lui è una persona che va a fondo, una persona profonda, una persona che analizza la realtà, che uno a cui piace capire le cose. Si mette a riflettere, si mette a ragionare e dopo qualche mese, dopo essersi licenziato dall'MIT, tra l'altro, guardate che combina la stampante, dopo essersi licenziato dall'MIT tira fuori un documento che si chiama Manifesto del Software Libero, nel quale espone tutto il suo pensiero sul software libero. Ed espone quelle quattro famose libertà, che forse qualcuno di voi già conosce.
dice, che sono le libertà che il software deve concedere all'utente per poter essere definito del software libero. Questi quattro prerequisiti sono quelli che fanno sì che un determinato programma possa essere considerato software libero. Sono molto importanti, li vediamo brevemente, perché ne parleremo a lungo degli aspetti positivi di queste quattro libertà. La prima libertà è la libertà zero. Perché si chiama così? Perché Bobert e Stallman e Nerd in informatica i numeri cominciano da zero e quindi lui è abituato a contare 0, 1, 2, 3, 4. E in parte anche perché è una libertà estremamente fondamentale, la libertà di utilizzo. Se uno scrive un programma si dà per scontato che quello debba essere usato da qualcuno. E guardate, non è poi una cosa così scontata. Anche questa libertà viene messa a repentaglio al giorno d'oggi. Provate ad andare in un negozio dell'Apple a chiedere di comprare il loro sistema operativo MacOS, non lo vendono. Perché la licenza d'uso di MacOS stabilisce che quel software possa essere utilizzato solo sulle loro macchine. È una restrizione al diritto di utilizzo. Legittima, eh? Apple può fare quello che vuole con questo software. Però vedete che anche questa libertà che è elementare, perché uno scrive del software se non per farlo utilizzare? Ci possono essere degli ambiti nel quale il software può essere vietato, ne può essere vietato l'utilizzo. Sono le libertà successive quelle che sono veramente dirompenti. La prima, la libertà di studio. Che significa libertà di studiare un software? Significa avere l'accesso al codice sorgente, che è quello che avete visto prima per il programma che vi ho fatto vedere, e avere la libertà di vedere come il programmatore ha scritto quel software, come ha risolto i problemi tecnici che ha affrontato nella risoluzione di quel software, vedere come lui ha ragionato, vedere come ha pensato. La libertà di studio è una libertà che a Stallman interessa molto perché come programmatore si rende conto di quanto è importante per gli altri programmatori leggere il codice scritto da altre persone. Umberto Eco ha scritto Il nome della rosa, che è venuto benissimo, perché prima del Nome della rosa ha letto migliaia di altri libri. Se voi aveste impedito a Umberto Eco di leggere gli altri libri, di studiare le note critiche, le note a piedi di pagina degli altri libri, Umberto Eco non sarebbe diventato uno scrittore così bravo. Io come programmatore adoro leggere codice scritto da programmatori più bravi di me, che si imparano un mare di cose. Quindi è giusto che il software sia liberamente studiabile, dice Stallman. E dice anche una cosa ancora più esplosiva, dice che il software deve essere copiato liberamente. E questa, guardate che nel 1983 è una bomba atomica. Nell'83 il software lo scrivevano o le università, e quindi si trattava di programmini riservati a ambiti ultra specifici, ultra specialistici, oppure le case di Xerox. La possibilità di copiare le mele per le società come la Xerox e tante altre è una comina. Invece Stallman arriva e dice no, invece il software va copiato e come? Se io scrivo un programma utile per la collettività, scrivo un programma che risolve gli integrali, le equazioni differenziali, e lo do al presidente, a Paolo Silenzi. Paolo Silenzi deve essere libero di poter dare quel software a tutte le persone a cui quel software può interessare. Perché fa del bene ad altre persone, fa del bene all'intera collettività. Se voi combinate insieme la libertà di utilizzo, la libertà di modifica, di studio, la libertà di copia, mettendole tutte insieme al fruttatore, si arriva alla quarta libertà, la numero 3, che è la libertà di modifica. Non solo Paolo Silenzi deve essere libero di dare quello che ho fatto a tutte le altre persone che lui conosce, ma se Paolo Silenzi, che magari è un programmatore più bravo di me, scopre che io ho fatto un errore, che può capitare anche i migliori fanno degli errori, lui deve essere nelle condizioni di poter modificare quell'errore e di redistribuire delle copie modificate del mio software senza quell'errore. Attenzione, delle copie di cui lui non si attribuisce la paternità. Nessuno qui sta dicendo che la libertà di modifica significa dire che questo programma non è più stato scritto da Andrea Colano, non da Paolo Silenzi. Vuol dire che il programma è di Andrea Colano. Quelle 3, 4, 5, 10, 10.000 righe che Paolo ha inventato, quelle sono opera di Paolo Silenzi. Voi capite la portata di questi concetti? In un mondo chiuso come quello del 1983, dove appunto il software veniva scritto pressoché esclusivamente per motivi di natura commerciale, arrivare con queste cose è qualcosa che si fa fatica anche lontanamente a capire. Tuttavia vi voglio far pensare e vi voglio far notare una cosa: nessuna di queste libertà impone la gratuità del software. Nessuno ha mai detto che il software libero deve essere gratuito, lo voglio scrivere forte. Software libero non è software gratuito. A volte il software libero si paga, spesso no. Spesso è gratis, per una serie di ragioni, se volete poi ne parliamo. Ma non necessariamente il software libero deve essere software gratis. Non necessariamente il software libero è software economico, software a poco prezzo, è software che vale poco. E vale anche l'esatto contrario, cioè il software
software gratuito non è necessariamente del software libero. Negli anni 90 esisteva una modalità di distribuzione del software che veniva chiamata freeware. Io scrivo il programma, tu lo utilizzi, ma non puoi né copiarlo, né studiarlo, né distribuirlo e né modificarlo. Quello non è software libero. Se vi capita del software gratuito, per esempio Flash, per vedere i film sui video su YouTube e altre cose, non è che Flash è software libero. Voi il codice di Flash non lo potete leggere, non lo potete distribuire, non lo potete modificare. È tanto vero che il software libero non è software gratuito che questa azienda, che si chiama Red Hat, ha guadagnato nel 2011 quella cifra lì, 1.130.000 dollari, guadagnato nel senso che quelli sono i ricavi totali della società. La Red Hat si trova a Boston, è una coincidenza che sia la stessa città dove lavorava Richard Stallman. Questa azienda è attiva nell'ambito del software libero, rilascia una distribuzione di Linux, parleremo tra poco di Linux. Lavora solo ed esclusivamente nell'ambito del software libero, eppure riesce a fare utili per, ricavi per 1.130.000.000 di dollari, alla faccia di chi dice che il software libero è gratuito. Falso. Quello che invece è giusto dire è che il software libero è bello, ma è anche tremendamente vantaggioso. Gli ideali che abbiamo detto, perché ho detto prima, libertà di copia, di modifica, collettività, facciamoci del bene, vogliamoci bene, magliani rosa, arcobaleni, cose del genere, sono molto belle, ma scatenano una serie di fenomeni che hanno un impatto positivo sulla qualità del software stesso. Il software libero spesso è di qualità superiore rispetto al software proprietario. Perché? Perché tende spontaneamente al miglioramento. Nel momento in cui io utilizzo Paolo a modificare il software, e tipicamente Paolo lo fa in senso migliorativo, il software tenderà spontaneamente a diventare sempre migliore rispetto a quello che ho scritto io. Quello che lui modifica lo potrà modificare qualcun altro e così via. Non solo. Ma il software libero è un software sul quale io e Paolo ci mettiamo la faccia. Se voi adesso mi citate il nome di un grande progetto del software libero, un piccolo progetto del software libero, e mi date qualche minuto di tempo, io vado su internet e vi dico per filo e per segno, per ogni singola riga di codice che compone quel programma, il nome, il cognome e l'indirizzo email della persona che l'ha scritto. Per ogni singola riga di codice. Ma se voi mi date Windows e mi dite, scusa, chi è che ha scritto lo stack di CPU, chi ha scritto il driver per la scheda M? Io non lo so. Dietro certi software proprietari ci sono solo dei marchi. Legittimo questo, nessuno sta criticando questa cosa, ma io preferisco del software che è scritto da persone, da delle persone che hanno l'onestà intellettuale di arrivare lì e sbattermi il codice in faccia e dirmi io l'ho scritto così, l'ho fatto così. Software libero è tipicamente di qualità migliore rispetto agli altri, anche perché può essere verificato e controllato da chiunque. Se io scrivo un programma e lo scrivo male, le aziende che vorranno assumermi e che andranno su internet a vedere quello che io ho realizzato scopriranno subito se io sono un bravo programmatore o se scrivo codice da capo. Ma nell'ambito del software proprietario questa cosa è impossibile. È soprattutto il discorso dell'automiglioramento del codice che mi interessa. Guardate questa persona, con il suo sorriso beffardo. Questa persona si chiama Lino Storvalds. Questa persona nel 1991 era uno studentello dell'Università di Helsinki. Bravo programmatore, una mente anche questa piuttosto in gamba, frequentava il corso di sistemi operativi, tra l'altro aveva anche un po' litigato con il professore, avevano dei punti di vista diversi su come risolvere certi problemi, perché ripeto, programmazione e matematica sicuramente, ma c'è anche molta arte dietro, ci sono molte scelte tecniche da fare, ci sono molte opzioni possibili. Linus e il suo professore avevano dei punti di vista differenti. Allora Linus si mette lì e decide di scrivere un sistema operativo, lo scrive lui. Così per divertimento, Tant'è che un giorno lo pubblica su una specie di forum dell'epoca, su Newsweek dell'epoca, e lo presenta come un progettino, sì, tanto per divertirsi, un pet project viene chiamato in informatica. Era una roba che un programmatore, dopo che ha programmato 8 ore al lavoro, torna a casa, che fa, ti diverti, programmando un pochino per divertimento tuo, lui fa la stessa cosa. E presenta questo progetto, dice, guardate, io mi sono messo lì a scrivere questo sistema operativo, così, tanto per divertirci, niente di serio, niente di professionale, niente di particolare. L'ha rilasciato come software libero. Utilizza la licenza GPL, quella descritta da Storm. E dice, se qualcuno vuole aiutarlo, scaricarlo, prendete. La gente apprezza molto questo tentativo. Cominciano a scaricarsi il
il file con il codice, cominciano ad arrivare suggerimenti per migliorare, cominciano ad arrivare patch, bug fix, tutte quelle cose che i programmatori fanno per migliorare il codice. Lo possono fare perché hanno la libertà di studiarlo, di copiarlo e di modificarlo soprattutto. Nel giro di pochi anni, quel software che si chiamava Linux e che era un giochino, diventa il Linux che conosciamo oggi. Il Linux che conosciamo oggi, che adesso vi dimostro essere utilizzato ovunque. E anzi, io faccio una scommessa con tutti voi, se lo volete accettare la scommessa sono felice perché mi pagate. E la scommessa consiste nel fatto che dentro questa stanza tutti quanti hanno già utilizzato Linux, direttamente o indirettamente, prima o poi. Si accettano scommesse. Chiediamoci dove si trova Linux al giorno d'oggi. Questo progetto nato da un ragazzino che una sera non c'aveva niente da fare. Per esempio si trova sui telefonini. Io ho Galaxy Nexus, altre persone che conosco qui dentro hanno un telefonino con Android come sistema operativo. Android è basato su Linux. Android è basato su Linux. È un sistema operativo realizzato da Google. Google ha preso il codice dal file che conteneva il codice di Linux, ha tolto le parti che non gli servivano, ha aggiunto le parti che ha aggiunto delle parti che gli servivano e ha tirato fuori un nuovo sistema operativo. È presente sui televisori. L'anno scorso mio nonno comprò un televisore per la casa dove abitavo, un televisore della Sony, dico la macchina, non per piacere, è un televisore di cronaca. Allegato a questo televisore c'era il manuale, le istruzioni, c'era un foglio grande così tipo mappa geografica, con l'elenco dei software liberi che erano stati utilizzati per la realizzazione di quel televisore e la copia integrale della licenza di Linux. Linux è su quei televisori lì. La licenza è obbligatoria che ci sia, perché la licenza stessa prevede che se tu prendi un codice libero, un software libero e lo modifichi, anche le tue modifiche devono essere rilasciate con la stessa licenza, c'è una viralità di trasmissione. Ma Linux lo trovate anche sui lettori DVD, sui lettori di MP3, sulle macchine fotografiche, sulle telecamere, sui bancomat. Se vi è mai capitato di fare un pagamento con un POS, quasi sicuramente i vostri soldi sono stati gestiti da un software su cui c'è, cioè da una macchina su cui c'è. Uno però dice, vabbè, però questi sono quattro pezzatine, sono progetti che alla peggio costano qualche migliaio di euro. Se andate in Giappone e vi capita di incontrare questo treno si chiama Shukansen, è un treno ad alta velocità, è operativo da circa 40 anni, questo è l'ultimo modello. Il sistema che controlla i motori, i sistemi di navigazione, i freni, il riscaldamento, il wifi, il bagno, qualsiasi cosa, è un computer su cui si trova Linux. Se andate a Wall Street, scoprite che la borsa di Wall Street utilizza un sistema informatico su cui c'è Linux. La borsa di Londra, circa 3 anni fa, ha indetto una specie di bando di concorso per sostituire l'infrastruttura informatica del suo sistema. Questo bando è stato vinto da una società che credo sia Nobel, il quale ha rimpiazzato la vecchia architettura basata su una tecnologia di Microsoft che si chiama .NET e l'ha rimpiazzata con delle macchine Linux. La borsa di Londra, e in realtà anche quella di Milano, perché sapete che la società è la stessa, la borsa di Londra funziona grazie a Linux. E addirittura Linux ha stabilito un record, visto che stiamo a Londra e si parla di Linux, ha stabilito il record di transazione finanziaria più veloce mai realizzata nella storia. Il ricevimento di offerta, di acquisto, soldi da una parte, azioni dall'altra, fine della transazione. Linux è riuscito a gestire tutto questo nel giro di qualche millisecondo. La vecchia architettura richiedeva un tempo che era circa un paio di ordini di grandezza maggiore. E a Londra sono molto contenti che Linux una notte si sia messo lì e si sia inventato per tecnologia. Perché un sistema più veloce significa più transazioni, significa più soldi da dentro. Se per caso vi capita di prendere l'aereo, o se vi capiterà in futuro, sappiate che quasi al 100% il controllore di volo che sta comunicando al vostro aereo l'altitudine, la prua e la velocità, e le sta dando non a caso, ma per farvi arrivare a casa senza finire dalla pancia di una montagna dentro un altro aereo, sapete che quei dati, quel controllore di volo, vi sta decidendo sulla base delle informazioni fornite da un computer come quello dietro il quale c'è Linux. E siccome nessuno ha detto che la libertà di utilizzo debba essere limitata soltanto a cose pure magnifiche e altissime, la Lockheed Martin una decina di anni fa, o anche meno forse, ha vinto una gara indetta dalla Marina degli Stati Uniti per la fornitura di 30 sottomarini nucleari alla Marina degli Stati Uniti. Su queste macchine, il controllo dei motori nucleari e degli armamenti nucleari e di tutto il resto che c'è a bordo della nave è realizzato da un computer su cui c'è Linux. Se parliamo di questi tre siti, ed è qui che vengo a vincere la scommessa, se vi è mai capitato di fare una ricerca su Google
ottenuto un aggiornamento di status su Facebook o di comprare un libro su Amazon, sappiate che la vostra ricerca, il vostro aggiornamento di status e la vostra transazione commerciale è stata gestita da una rete di computer di quelle tre società sulle quali c'è Linux. E quindi avete perso la scommessa per avere quei soldi. LHC. Quando si fa scienza di alto livello, il software proprietario non è neanche preso in considerazione. Affinché la scienza sia valida, la scienza deve essere ripetibile in maniera galileiana. Quando tu scopri il bosone di Higgs, non puoi arrivare a dire no, io l'analisi dei dati l'ho fatta con Windows. Sì, ma dentro Windows che cosa c'è? Che cosa c'è scritto? Come fa l'analisi dei dati in Windows? Non lo saprete mai, perché il codice di quel programma è nascosto in qualche computer da qualche parte del mondo. Per fare scienza c'è bisogno di software ripetibile, galileiano, software libero. Software per cui il direttore dell'esperimento che ha scoperto il bosone di Higgs, se qualcuno gli dice come hai fatto a fare quei conti, arriva lì con il codice e dice questo è. Se trovi qualche problema, buon divertimento, se non lo trovi, non è più un problema mio. Quando si fa scienza di un certo livello, il software proprietario non è neanche preso in considerazione. E siccome siete, c'è anche un spungato a passare il software di Higgs. E siccome siete davvero insaziabili e non vi basta tutto questo che vi ho detto, questo è un altro ambito nel quale il software proprietario non viene preso in considerazione. Questo giocattolino qui si chiama Sequoia, a nome italiano. Si trova in America al Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti d'America. È un aggeggio che costa 10 miliardi di dollari. Per gli appassionati, questo aggeggino qui ha 1 milione e 600 mila processori e consuma 8 megawatt di potenza. Quello che forse consuma una cittadina come Fermo la sera quando tutti vengono a casa. Su questo aggeggio qui, il sistema operativo di uso è Linux. Se cercate il nome del secondo supercomputer più potente del mondo, scoprite che si chiama KDE in Giappone, e c'è Linux. Il terzo supercomputer si chiama Tiane, è in Cina, e funziona con Linux. I primi 10 dei 500 supercomputer più potenti del mondo funzionano tutti grazie a Linux. Quasi il 99% in realtà di quei 500 supercomputer funzionano tutti quanti grazie a Linux. Il progettino nato nella stanzetta, nella cameretta, prima ragazzetto dell'università di Yeltsin, che arriva là e dice no, vabbè, ma questo tanto non è niente di professionale, niente di serio, è un progettino così tanto per divertirci. Guardate qual è l'effetto moltiplicativo esponenziale che il software libero è stato capace di imprimere a questo programma. Se Linus Torvalds avesse rilasciato Linux con una licenza proprietaria, altro che se vuoi, ma manco sul computer degli amici sarebbe finito. E le quattro libertà, appunto, che sono, concesse all'utente dalla licenza GPL, dal movimento del software libero, sono in grado di scatenare dei fenomeni drammaticamente potenti sulla qualità del codice. Software proprietario è di qualità migliore, più veloce, più stabile, più performante. E quelle sono delle buone dimostrazioni. Siccome abbiamo ancora un pochino di tempo, voglio raccontare anche un'altra storia legata al software libero. Molto meno magniloquente rispetto a quelle che vi ho detto finora, però è interessante lo stesso, è molto carina. Questa persona si chiama Adrian Hens. Anzi, questa persona si chiamava Adrian Hens, perché questa persona è morta nel febbraio del 2011. Soffriva di sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa. Era un discreto programmatore. Aveva a disposizione questo aggeggio qui, che non ho ben capito come funziona, una specie di tastiera con una manopola per utilizzare il proprio computer. Insomma, si divertiva anche come programmatore. E utilizzava un software libero che si chiama GNOME, che è un desktop environment, un'interfaccia, un programma che uso anche io. Ad un certo punto Adrian Hens scopre un bug all'interno di GNOME. Capita, nei progetti grandi ci sono moltissimi bug. Siccome lui è un programmatore e crede nel software libero, decide di risolvere questo problema. Se fosse stato software proprietario, l'unica cosa che lui avrebbe potuto fare è telefonare al produttore e dirgli c'è un problema. Poi, a quel punto, se il produttore vuole risolverlo, lo risolve, se lo vuole ignorare, lo ignora, se decide lui. Ma nell'ambito del software libero si può essere proattivi. Quindi lui che fa? Va su internet, si scarica il codice del programma, trova il punto incriminato, risolve il problema, apre questa pagina su un sito che si chiama Bugzilla, che è un sito di GNOME proprio orientato a ricevere le segnalazioni di bug dagli utenti, e ci mette il codice che lui aveva sistemato.
Un programmatore, qualche programmatore, qualche sviluppatore del progetto GNOME prende, vede la segnalazione, prende quel codice, lo testa, vede che è tutto a posto, lo inserisce dentro GNOME. Bug risolto. Se adesso voi andate a quell'indirizzo, scoprite che il bug è stato sistemato, è tutto a posto. Tuttavia, proprio il giorno dopo che quel bug era stato sistemato, arriva una risposta alla segnalazione, quella linkata lì sopra, che è strano, perché è un bug risolto, non c'è più nulla da dire, è stato risolto. Questo nuovo commento viene da una persona che si chiama Ian Hens, ed è il figlio di Adrian Hens. Si presenta, spiega che quello era il padre, spiega che durante la notte, proprio la notte in cui quella patch era stata accettata, il padre era morto per una crisi respiratoria. Tra l'altro il messaggio posso farvelo vedere perché è questo qui. Dopo la parte iniziale di spiegazione c'è uno scambio di email, l'ultimo scambio di email che lui e il padre hanno avuto. Perché siccome il padre si trovava lontano da casa per motivi di cure, spesso lui e il figlio comunicavano in forma elettronica, no, tramite email. Vedete che questa mail è stata mandata da Adrian Hens, ci sono una serie di urla, un buah, accettato, committato, risolto. È felicissimo Adrian Hens di aver risolto questo bug. È una sensazione che conosco bene, anche io quando risolvo un bug in Ubuntu o in un altro dei progetti che seguo, capisco bene la sensazione che lui prova. Subito sotto c'è la risposta del figlio di Ian Hens, che è questa qui, il quale gli ha detto: ho il papà più figo del mondo. Quelle sono le ultime parole che il padre e il figlio si sono potute scambiare. E qui sotto conclude Ian Hens con un commento e dice: sono molto contento che le mie ultime parole per mio padre siano state queste. Adrian Hens amava il software libero, lo amo anch'io, grazie a tutti voi per avermi dato la possibilità di poter avere questo regalo. Io penso che se anche avessimo messo in piedi tutta la storia del software libero, tutte le robe che vi ho raccontato prima, anche soltanto per far vivere sto momento ad Ian Hens e ad Adrian Hens, già avremmo vinto per quello. E in ogni caso, visto che è diventato un po' un momento Barbara D'Urso con sto racconto, me ne voglio uscire fuori con una frase definitiva che ha detto Linus Torvalds sul software libero, che dice che il software libero è come il sesso, è meglio quando è libero. E su questo siamo d'accordo tutti, ed è la parola definitiva a tutto quanto il discorso. Insomma, per concludere, guardate, i computer sono una cosa tremendamente delicata. Sono degli oggetti che al giorno d'oggi condizionano pesantemente le nostre vite. Non lo dico con uno spirito luddista, antitecnologico, quello che volete. Io sono molto contento che esistano i computer. Quando un computer o l'automazione in generale riesce a sostituire una persona in un lavoro automatico, ripetitivo, degradante, a bassa specializzazione, con poche prospettive, e quella persona può fare invece un lavoro di tipo più elevato, ad alta specializzazione, con delle prospettive di crescita personali e professionali, io sono molto contento che esistano i computer. Tuttavia, i computer, come tutta la tecnologia, va utilizzata con consapevolezza. La persona che ha inventato la tecnica per affilare i coltelli, per affilare i metalli, ci ha inventato i bisturi e ci ha inventato i pugnali. I computer possono essere dei bisturi o dei pugnali, a seconda di come li utilizziamo. Sui computer moderni passano i nostri affetti, le nostre amicizie, i nostri soldi, le nostre email, i nostri dati personali, la nostra salute. Passano una quantità di cose che sono veramente importanti. Non solo sul nostro computer, ma considerate anche computer che sono sparsi da qualche parte in giro per l'Italia, che conservano dichiarazioni dei redditi, conti correnti, informazioni anagrafiche, informazioni sul nostro stato di salute. Nel momento in cui la pubblica amministrazione decide di comprare del software proprietario per l'amministrazione di queste macchine, sta violando i vostri diritti di cittadini due volte. La prima volta perché utilizza del software che non è sicuro, del software che non è onesto e che non è trasparente, del software all'interno del quale noi non sappiamo che cosa c'è dentro. Non sappiamo se ci sono delle funzioni, dei metodi che permettono al server di mandare quei dati a non si sa chi, o se permettono a qualcuno da fuori di entrare su quella macchina per leggere quei dati. Il software proprietario è un software maligno per definizione, perché non ci si può fidare del software proprietario, non ci sono garanzie sul suo funzionamento. Non solo, ma il software proprietario non deve essere utilizzato dalla pubblica amministrazione, perché acquistare le licenze del software proprietario significa mandare soldi dei contribuenti italiani tipicamente oltreoceano. Quando invece quei soldi dovrebbero essere utilizzati sul territorio,
E il software libero concede questa possibilità. Ci sono molte aziende che fanno business grazie al software libero. E fare business nel software libero significa fare business in maniera trasparente, in maniera meritocratica, e in maniera molto intelligente. Non è facile fare business nel software libero, perché nell'ambito del software libero non puoi fare monopolio, perché il codice è libero. Nel software libero puoi fare business se sei migliore degli altri. Quando io scrivo un programma, se il mio programma è scritto male ed è software libero, mi sputtano davanti al mondo. Ma se è software proprietario, io ho mille sistemi per incardinare quel software e fare in modo che tu da quel momento in poi sei costretto ad utilizzare quello e quello soltanto. Quindi, insomma, quando vi è data la possibilità di scegliere, e non sempre c'è la possibilità, soprattutto nelle elezioni, quelle a livello parlamentare, cercate di scegliere in maniera consapevole per delle persone che abbiano sensibilità su questi temi, perché ormai il software non è più soltanto un giochino per quattro nerd sfigati che lavorano di notte nelle stanzette. Insomma, avete capito bene che cosa c'è dietro. L'avete visto prima, sistemi critici, sistemi che controllano la vita delle persone, sistemi che devono essere estremamente affidabili. Quindi, insomma, scegliete in maniera consapevole, utilizzate il software libero, riappropriatevi della libertà che il software libero vi concede e godetevene, perché è anche molto divertente e si perdono tempo a fare crack, antivirus, tutte quelle boiate lì tipiche del software proprietario. E detto questo vi ringrazio. Sì. Mi chiamo Massimo, dopo farò un intervento dopo. C'è una leggenda, non so quanto, quindi come leggenda la prendiamola, che dice che i software di Rendomond, della Microsoft, funzionino con software libero, non con software Microsoft. È vero, è possibilissimo, perché questa è una storia molto bella, perché molto spesso la Microsoft accusa gli sviluppatori del software libero di utilizzare dei brevetti della Microsoft. Tuttavia la Microsoft non ha mai fatto vedere il codice che secondo loro sarebbe stato brevettato, quindi insomma io accuso Christian di aver rubato i miei pantaloni, che è poco credibile a prescindere, ma non faccio mai vedere lo scontrino di quei pantaloni, insomma c'è qualcosa che non va. Quello che però la Microsoft può fare è prendere il nostro codice e utilizzarlo all'interno dei suoi programmi. Non sto dicendo che Microsoft lo faccia, ma se Microsoft lo sta facendo nessuno può andare lì a controllare. Quindi, vi dicevo, lavorare nel software libero significa anche essere molto più bravi degli altri, perché purtroppo si va incontro anche a queste cose. Se non ci sono domande, prego, nome, cognome. Codice fiscale? No, basta solo. Sono Sabina Nicolella, sono praticamente analfabeta informaticamente, però trovo tutte le cose che hai detto sono molto interessanti, anche perché trovo dei parallelismi con tutte le altre sfere della conoscenza del mondo contemporaneo, quindi dalla circolazione dei saperi in generale, insomma. Se il software libero è così più efficiente del software normale, perché è così difficile introdurlo nelle pubbliche amministrazioni, nelle aziende? Questo è un fatto che io, perché a me è capitato ovviamente di lavorare anche su software liberi, devo ammettere che anche da un punto di vista pratico, anche senza essere capace io di programmarlo, non vedo tutta questa differenza o questa difficoltà nell'utilizzo, quindi... Allora, io sono molto, 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 molto contento di questa domanda e di questo commento. Intanto condivido la prima parte, quella sulla condivisione dei saperi. È vero, tutto quello che ho detto si applica a tante altre cose, ai libri, alla musica, però vabbè, lasciamo perdere quell'ambito che è anche molto, molto, molto delicato. Ed è anche, sono anche contento sul commento finale, sul fatto che tutto sommato non è che ci siano delle difficoltà di utilizzo particolari, anzi, spesso... dovendo risparmiare parecchio tempo sui reboot, sui formattoni, eccetera, il software libero è comodo anche per questo. Il cuore della domanda, perché non è diffuso nell'ambito della pubblica amministrazione? È un bel problema. E senza dire delle cose che potrebbero procurarmi querele o altro, perché preferirei evitarlo, di motivi ce ne sono tanti. Da una parte il software proprietario è arrivato prima. E quando il software proprietario arriva può farlo con la forza alle spalle di aziende molto grandi che possono investire molti soldi in marketing, in licenze, in tutta una serie di approcci che sono perfettamente leciti, per carità, pressoché sempre, ma che sono molto convincenti.
Il software libero quando arriva più tardi e dietro non ha un gigante alle spalle, non ci sono delle grandissime organizzazioni dietro il software libero che possono spingere in quella direzione. Primo punto. Secondo punto, il software proprietario, a differenza del software libero, ha dei costi di uscita pesantissimi. Quando tu utilizzi del software libero e vuoi sbarazzartene per passare ad altro software libero o anche al limite ad altro software proprietario, tutti i tuoi dati possono essere convertiti con grande facilità, perché tipicamente il software libero usa degli standard aperti, disponibili, per i quali non ci sono problemi. Ma se tu entri nella spirale del software proprietario, uscirne è difficilissimo. I documenti di, senza fare nomi, di Office Automation, di certi programmi, di certe case, utilizzano dei formati che non sono standard. Certi database utilizzano dei meccanismi per il salvataggio dei dati che sono proprietari e che solo quell'azienda conosce, ed estrapolare quei dati da lì è molto difficile. Una delle più grandi resistenze nell'ambito della pubblica amministrazione non è tanto l'introduzione del software nelle macchine nuove, ma è la conversione delle macchine vecchie. Questo è un aspetto molto delicato. Quando le aziende parlano di software proprietario, le aziende di software proprietario parlano di software libero, a volte fanno dei paragoni imprecisi e dicono: no, ma guardate che il software libero ha dei costi di ingresso molto alti. Non è vero. Quelli non sono i costi di ingresso del software libero, sono i costi di uscita del software proprietario vecchio, che non vanno imputati al software libero, ma vanno imputati a chi tempo fa ha fatto quella scelta. E anche altre ragioni in realtà ce ne sarebbero, però ti ripeto, quelle sono soggette a querela, quindi magari te le dico dopo in privato. Altre domande? No, manda, perché stai diventando... Ok. Riccardo Russo, allora premetto che sono per il copyleft, anche nonostante non abbia grosse conoscenze su questo campo, e che non ero a conoscenza di tutte queste cose sul software libero. Quando io lo proposi da rappresentante di istituto nella mia scuola di passare al software libero, la mia preside mi rispose che non poteva succedere una cosa del genere, perché se fossero arrivate delle mail o dei documenti dal ministero, la scuola con un software libero non le avrebbe potuti aprire o avrebbe avuto difficoltà a farlo. Cioè la compatibilità con gli altri sistemi che sono privati poi. Devi dire alla tua preside che se il ministero ti manda dei documenti prodotti con del software proprietario, la tua preside deve denunciare il ministero, perché il ministero sta violando la legge. Credo che più tardi ne parlerà Massimo, che sta rincorrendo il figlio o la moglie, non lo so bene, ma esistono delle leggi in Italia che riguardano proprio l'accessibilità dei dati, la trasparenza, cioè tutto un vasto argomento di cose. Queste leggi stabiliscono che la pubblica amministrazione debba già da adesso utilizzare degli standard e dei formati aperti, liberi, e anche recentemente anche il software libero è diventato la scelta d'elezione. Ma nell'ambito dei formati, se un'amministrazione dello Stato, centrale o periferica, non interessa, utilizza degli standard che non sono aperti e liberi, quell'ente sta semplicemente violando la legge. Poi purtroppo succede, me ne rendo conto perfettamente. Rispondi anche alla tua preside e dille anche che al giorno d'oggi, a parte casi molto particolari come quello che ti stavo citando prima, la stragrande maggioranza dei formati per circolari e cose del genere, che email e cose del genere, che penso le cose a cui penso la preside stesse riferendo, questi formati sono gestibilissimi dal software libero, quindi se il problema è soltanto quello io non vedo dei grossi ostacoli. Forse più che altro la preside non voleva imbarcarsi in un'avventura di questo genere, ripeto, non perché costi o sia difficile passare al software libero, costa ed è difficile lasciare il software proprietario, è quello il problema.